Amici di Piero Saronno, buongiorno. Ci troviamo di fronte all'ingresso della moschea di Saronno e con me c'è il signor Sadok, che è il presidente Del dell'associazione. Centro Culturale Islamico di Saronno. Perfetto, perfetto. Oggi abbiamo appreso dalla stampa che nella moschea ci sarà un discorso. Chiamiamo No, discorso? cioè, oggi la preghiera del venerdì, cioè, diciamo, facciamo il discorso di quello che stai facendo questi giorni, i fatti di Parigi. L'argomento questo è un messaggio ai nostri fratelli musulmani per il fatto di Parigi. Benissimo, allora vorrei farti una domanda. C'è molta gente che frequenta la moschea, cioè è sempre piena? Diciamo il venerdì tutti i fratelli musulmani arrivano alla moschea di Saronno perché intorno non ci sono altri centri dove fanno la loro preghiera. Ho capito. Oggi ho avuto difficoltà a arrivare qui, difficoltà per modo di dire, che bastava che accendessi il cellulare, arrivavo, però pensavo di sapere dov'è la via greca, e invece ho dovuto. Ho chiesto a una persona qui, abitante qui nei dintorni, cioè che lavora nei dintorni, e non me l'ha saputo dire. Vabbè, mettete fuori qualche freccia. Grazie a Dio che questi, per esempio, che abitano vicino qua, che non sentono, non vedono un disagio al centro, tranquillo, centro che diciamo da quasi 16 anni a Saronno, graziamo a Dio, sempre convivente con i nostri cittadini saronese. Tranquilli, siamo in co contatti sempre col comune amministratore, è un centro tranquillo, Così. diciamo. Prima di entrare ho dato una sbirciata, è molto grosso rispetto a quello, alla sala che avevate prima a Saronno, veramente quella forse era un po' troppo piccola, diciamo. Questo è uno sforzo da tutti i fratelli musulmani, da tutta la comunità islamica, uno sforzo per uscire da un cavo a sopraterra e questa, ringraziamo Dio, cioè gli spazi siamo sufficienti alla preghiera, sufficiente anche agli aula dove ci sono anche incontriamo anche i nostri cittadini italiani, c'è la biblioteca in italiano, siamo sufficienti e ringraziamo Dio per il posto. Bene, ti ringrazio di queste parole. Senti, adesso stanno pregando già, in questo Ancora momento. Tre giorni, no, quattro. no, no, fra ci diciamo fra un quarto d'ora inizia la preghiera. فالشكر لهم ايضا والشكر من كل انسان يحمل رايه الانسانيه بصدق. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا دائما وابدا مثل سلام ورسل حب وولام، انه ولي ذلك ومولاه. قبل ان ننتهي الغرفه الثانيه ندعو الجميع ان شاء الله جل وعلا في هذه الليله، اليوم ليله السبت، سيكون معنا وقفه احتجاجيه في السانتوار لمدينه صارونو في فيا باريزي امام المعارف المدارس كلهم يعرف ذلك المكان، في السانتوارو في فيا باريزي في ذلك المكان نجتمع على الساعه 8:20 دقيقه، نصلي العشاء هنا على الثانيه ونصلي سويا In questo sermone si è affrontato l'importanza della vita per il sé. Dio ha creato la vita, l'ha resa sacra e come Lui l'ha creata, solo Lui ha il diritto di toglierla. E nessuna persona può prendersi questo diritto e compiere questa violenza. Perché questo è un atto di impietà sia contro gli uomini sia contro Dio. Nel Corano, quando Dio racconta la storia di Caino e Abele, quando Caino uscì da Abele, Caino si pente per quello che ha fatto, Dio dice che chiunque abbia ucciso un innocente è come se avesse ucciso l'intera umanità. E con l'intera umanità si intende dal primo uomo che ha camminato su questa terra fino all'ultimo neonato che nascerà prima del giorno del giudizio. Inoltre, con l'intera umanità si intende anche l'essenza dell'uomo, che è la vita. Chiunque uccida un uomo attenta alla vita e quindi compie un atto contro la natura dell'uomo e contro la volontà.
Dio. Tutte le creature sono sotto la custodia di Dio. Dio ha creato gli uomini, ad esempio, e li ha posti sotto la propria custodia. E il profeta dice che il più amato, il più vicino, il più caro a Dio è colui il quale è più utile alle altre creature, perché compie un gesto di bene verso le creature di Dio, che sono appunto sotto la sua custodia. Quindi collabora con Dio a custodire la creazione. Il profeta inoltre dice che chi viene ucciso in questa vita viene il giorno del giudizio con la propria testa nella sinistra e con la destra afferma il collo di chi l'ha ucciso, del proprio uccida, giunge in questo modo al cospetto di Dio e chiede a Dio: Dio, chiediti perché mi ha ucciso. Allora Dio chiede all'assassino, all'omicida, per che motivo ha ucciso quell'uomo. L'omicida può dire l'ho ucciso per una certa persona o per un'altra. Poi in alcune versioni del Hadith dice che l'omicida risponde: l'ho ucciso per te. Ovvero l'omicida dice: io ho ucciso questo uomo per Dio. Dio risponde: hai mentito, e ordina agli angeli di scagliarlo nell'inferno. Inoltre, sempre il profeta dice che l'uomo ha sempre uno spiraglio di fede, mantiene il proprio spiraglio di fede fino a quando non si macchia di sangue innocente. Se qualcuno si macchia quindi di sangue innocente, uccide una persona innocente, automaticamente perde la propria condizione di fedele, di musulmano in questo caso. E quindi esce dalla sfera dei fedeli e diventa con questo atto un empio, per come ho detto prima, perché compie una violenza sia contro gli uomini sia contro Dio. Per quanto riguarda gli eventi di Parigi del 13 novembre, il centro condanna fermamente le violenze che sono state compiute e esprime la propria solidarietà, la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e tutti coloro che sono in ogni tempo, in ogni luogo, vittime di ingiustizie, soprusi e sopraffazioni. E in quanto il messaggio del centro di tutti i musulmani aperti di essere a fianco dell'umanità, della collaborazione in modo da costruire una società che sia coesa, che sia sicura, e chiunque attenti a questa sicurezza deve essere condannato con fermezza e appunto costretto a e di essere impedito di compiere qualsiasi pericolo nei confronti della società. Tre ringraziamenti importanti: il primo nei confronti di tutte le istituzioni che hanno saputo distinguere tra i musulmani che esprimono questo messaggio di pace, di solidarietà e di coesione sociale e gli altri, e coloro invece che attentano alla vita umana e rappresentano un pericolo per tutti, sia per i musulmani sia per tutti i civili, tutti i cittadini. Inoltre anche un ringraziamento va ai giornalisti e ai mezzi di comunicazione che permettono ai musulmani in Italia o in Europa a esprimere la propria posizione di condanna e di solidarietà a livello appunto mediatico. In particolare ringraziamo i giornalisti che oggi sono presenti a riportare la nostra voce qua a Roma. E infine un ringraziamento anche alla cittadinanza e a tutti i musulmani che appunto sono portatori di messaggio moderato di pace e di misericordia. Infine si ricorda che oggi al santuario di Salorno c'è una manifestazione per condannare gli attentati, in particolare di Parigi, ma in generale di tutte le violenze contro l'umanità, alle 8:20 al santuario di Salorno. Tutti sono pregati di essere presenti, perché più siamo, più vogliamo e diretto il messaggio che vogliamo trasmettere. الحمد لله وكفر الصلاة والسلام على عباده المصطفى وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، نختم بثلاث أمور نرد عليها. الأمر الأول، منهجية هذا المركز كما نمشي عليها دائما، وأكثر المنهج الوسطي المعتدل الذي يحمل رسالة الإسلام السمحة، وبفضل الله وكرمه الشيخ أمين جزاه الله خيرا وبارك فيه وحفظه، بالأمس أتم رسالة الدكتوراه في المغرب
وكانت موضوع الرساله هو التعايش في القران الكريم ايقاظا نموذجا، وقد حصل فيها على تركيب ممتاز ومشدد جدا، فنسال الله ان ينفع به ويبارك فيه. وهذه رساله الله الى رصيد هذا المركز والى الفكر الذي نحمله جميعا. الامر الثاني اخواني نذكر اننا ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم بعد غسل مع ختم القران كالعاده بعد صلاه الفجر ان شاء الله جل وعلا، صلاه الصبح تقام على الساعه السادسه والظهر، دعوة عامة للجميع نختم القرآن ثم نصلي صلاة الشروق وثم نختم سويا في كما نفعل في كل مرة. دعوة عامة يوم الأحد بعد الغد على الساعة السادسة والظهر تقام صلاة الفجر إن شاء الله.